Senz'altro, benvenuti a voi, benvenuti a questa presentazione con la scrittrice Ilaria Rossetti. Ilaria, scrittrice, saggista, insegnante. Abbiamo già avuto come libreria Gabbiano ospite Ilaria nella sede di Vimercate a marzo. Quello era un evento in collaborazione con la biblioteca, quindi col comune, infatti lo facciamo in biblioteca. Però ci piaceva comunque ospitarla nella libreria e quindi anche nella sede qui di Trezzo. Per cui benvenuti nuovamente. Ilaria è promozione, mi sta contando prima delle molte date che si stanno susseguendo già da qualche settimana, che proseguiranno evidentemente ancora per un po'. Ilaria, io volevo cominciare questo nostro incontro parlando di filosofia, non spaventate. Spavento io. Con Ilaria si possono toccare tanti tasti, okay. Quindi si può parlare anche di filosofia. Perché ultimamente ho visto una registrazione di una lezione di Umberto Valdetto, filosofo contemporaneo, che diceva una cosa molto, che mi ha molto colpito, riferita proprio alle parole. Qui mi fa piacere parlare con una scrittrice. Perché lui diceva che effettivamente questa cosa la sappiamo tutti, noi teniamo un vocabolario molto povero, utilizziamo sempre le stesse parole. Lui dava dei dati riferiti a un'inchiesta degli anni 70, pensate, dove in un'inchiesta del Citano dava un vocabolario di 1500 parole. Questo dato già 20 anni dopo, quindi negli anni 90, era ridotto a 650 parole, quindi dati assolutamente drammatici. E Galimberti diceva una cosa che a questo punto potrebbe essere una di là, se si indica la visione, cioè che di fa pensare ad abbinare pensieri slegati dalle parole, cioè noi pensiamo qualcosa a cui associamo parole, e se abbiamo di fatto poche parole abbiamo in aria pochi pensieri. Io penso che questa sia una domessa, una scrittrice che vive con le parole, che gioca con le parole, che addomestica le parole, che propone parole. Allora utilizzare parole effettivamente stimola il pensiero. Iniziamo soft. Beh, intanto buonasera a tutte e a tutti. Sono molto contenta di essere qua e vi ringrazio nuovamente per questa doppietta di Mercato Trezzo. Ma allora, diciamo che secondo me il discorso fatto è molto vero. Le parole non soltanto, come dire, stimolano, dici, il pensiero, ma molto creano un lessico che ci permette di dare un nome alle cose, e dare un nome alle cose è un gesto che dà esistenza a un'idea, a un concetto, eccetera. E ovviamente per chi scrive tutto questo ragionamento è imprescindibile, nel senso che non c'è niente come la scrittura per farti rendere conto di quanto sia importante avere una fondamentale accuratezza nel scegliere le parole che userai nella tua frase e in generale nella costruzione della lingua di un romanzo. Ed è sicuramente però un processo della scrittura che ti permette, secondo me, di avere una lentezza e una calma che invece quando noi formuliamo, e lì forse credo vada anche un po' cercata la ragione per cui il modo in cui ci esprimiamo magari quotidianamente risulta più povero, meno vario. È chiaro che quando si scrive si ha il tempo di restare sulla pagina, di tornarci, se questa è una pratica che interessa. Però è un discorso molto interessante e fra l'altro è un discorso secondo me che è anche estremamente contemporaneo, cioè oggi noi ci stiamo accorgendo dell'importanza di avere delle parole per chiamare magari dei fenomeni che sono sempre esistiti, ma non sapevamo che dovevamo dare loro un potere linguistico più semplicissimo, anche se terribile, come la parola femminicidio, per esempio, no? E questo equivale veramente a questa potenza che le parole hanno, sempre, di effettivamente dare un'identità a qualcosa e di darci anche gli strumenti per capirla meglio e per raccontarla e raccontarci, questo sicuramente.
I principali contenitori di parole sono i libri che siamo circondati, per la verità, abbiamo il tuo anche qui davanti, e una delle tante cose belle che si apprezza leggendo il tuo libro è l'omaggio alla lingua italiana, nel senso che anche i libri possono essere poveri, il vocabolario evidentemente molto, molto povero, e invece leggendo il tuo devo dire che la sensazione di respirare aria di montagna, dove si può apprezzare la nostra lingua capace di sfumature e di rendere sentimenti, di rendere emozioni, di rendere descrizioni in un modo veramente unico. E al di là della storia di cui adesso ci stai per parlare, devo dire che è una piacevolissima cultura, proprio perché ci si sente arricchiti, perché il proprio vocabolario lo si arricchisce e si è utilizzato veramente. Arriviamo alla tua storia con una piccola introduzione che potrebbe suonare in questo modo, a pagina 18. Così quel giorno una ragazza rischiava di morire perché alle 13.50 del 7 giugno 1918 stava semplicemente facendo il suo lavoro. E allora entriamo in questo della storia. Del tuo romanzo che parte da un evento che se accadesse oggi a quella che invece nel 1918. Per cui partirei dal fatto, il tuo è un romanzo, quindi parte da un fatto, dopodiché c'è una narrazione che hai aggiunto tu interpretato. La vicenda di vita tua parte è proprio che pochissimi sanno e che invece questo libro in qualche modo ci restituisce. Sì, esatto. È un romanzo, quindi si tratta di fiction narrativa, che è una premessa importante da fare, secondo me. Però c'è un nucleo che in realtà corrisponde a un fatto storico che riguarda tra l'altro zone non lontane da qui. Infatti poi magari mi chiederò se qualcuno di voi l'aveva mai sentito, perché sto facendo un po' un sondaggio quando vado insomma, fuori Milano, eccetera, per capire quanto si sapesse di questo evento, la storia italiana, a noi noti quantomeno. Siamo appunto a Castellazzo di Bollate, non distante da qui. Da quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale esiste una fabbrica di munizioni e di bombe che rifornisce l'esercito italiano, una fabbrica che ha una proprietà franco-tedesca ma ovviamente produce per l'esercito italiano. Dato che all'interno della fabbrica sono donne, perché chiaramente gli uomini sono quasi tutti al fronte, chi non lo è perché magari è inabile al lavoro, è molto anziano, eccetera. Quindi sono soprattutto donne, io dico donne, ma in realtà si tratta di molto spesso ragazzine, sono persone molto giovani, arrivate dalle campagne circostanti, a volte anche da altre regioni. Il 7 giugno è un venerdì, intorno alle più o meno 13.50, c'è uno scoppio in una delle capanne, baracconi che costituiscono la fabbrica. Uno scoppio fortissimo che viene udito anche dai comuni di limitrofi a Castellazzo di Bollate. Viene distrutta un'intera parte della fabbrica. Alla fine la conta dei morti sono donne, quindi un numero altissimo, è praticamente il secondo incidente sul lavoro più grave della storia italiana. E però quello che succede, appunto, lo accennavamo adesso, è che la eco che ha nei due giorni successivi cade nel dimenticatoio, nel silenzio più totale. Le ragioni sono varie, no? Possiamo un po' accennare. C'è un'urgenza di fabbrica il prima possibile, perché ovviamente le armi servono, la produzione deve continuare, per cui la notizia esce sui giornali, su un paio di giornali, sul Corriere della Sera e sull'Avanti, ma sono degli articoli brevissimi, che tra l'altro sono più che altro incentrati sul sottolineare quanto il danno militare sia stato insignificante, no? Cioè come per rassicurare la popolazione del fatto che la fabbrica potrà tranquillamente lavorare come prima. Il numero delle vittime viene abbassato,
Tutto questo ovviamente si inserisce in un clima di propaganda bellica, anche, no, che non vuole fiaccare eccessivamente gli animi. Quello che succede è questo, quindi, che la fabbrica nel giro di 48 ore viene riaperta, come se nulla fosse accaduto. Ci sono dei funerali dove lo Stato ci mette un po' la testa, regalando al paese un pannello commemorativo dedicato alle vittime, che però, quindi sotto testo, stava pure che qualcuno potesse morirci in quella fabbrica, e di fatto la produzione continua. Nel novembre del 18 la guerra finisce, la fabbrica chiude, l'anno successivo in poi silenzio per un sesto paese. Non dico subito perché ho precisato questo paese, lo tengo dopo. Benissimo. Posso proprio direi il trafiletto del Corriere della Sera di due giorni dopo, cioè del 9 di giugno, che dice: i danni dal punto di vista militare possono ritenersi pressoché insignificanti, come dicevi tu, essendo rimasto distrutto soltanto il capannone dove si esegue le spedizioni delle bombe a mano. Non è di novio, che li dà. Si può invece lamentare, notate un'ultima cosa, 35 morti e circa un centinaio di feriti, questi dati poi andranno aggiornati successivamente. Il lavoro interrotto per sole 24 ore è già stato ripreso, quindi si sottolinea il fatto, dicevi giustamente tu, che la fabbrica ha ripreso la sua attività. Allora, chi scrive a volte va in cerca di storie, però a volte sono le storie che trovano chi scrive. E quindi la domanda è: questa storia, chi ha trovato chi? Cioè, se sei andato un po' a cercarla tu, o invece, come dicevamo, come ci raccontavi anche nella precedente presentazione, è arrivato un po' per caso cercando altro. Insomma, quando le storie ti vengono a cercare, quando le cerchi tu? In questa partita. In questo caso è stata la storia, pari me, e tra l'altro sta bene. Le fosse di università e di miei. A volte succede, magari non si chiama, siamo andati a delle suggestioni a molti. Si trova a confrontarsi con un dolore che non sa come gestire, che non sa come elaborare, quindi fare una cosa fuori dalle sue abitudini, ossia prendere una barca e iniziare a navigare per un fiume. Era un'immagine, lui non aveva nessun volto, non c'era contesto, non so neanche dirvi da dove mi arrivasse, e quindi quando succede questo di solito ci si mette un po' in ascolto, no? Cioè si attiva un po' un radar, si comincia a leggere, si comincia a fare ricerche, a volte semplicemente seguendo magari un interesse di un determinato momento, oppure qualche, non so, traccia passata di altre suggestioni, altre idee. Io in quei giorni, mi ricordo, stavo, quindi chiaramente ero un po' in quella direzione, ma ho trovato notizia dell'incidente alla Sud-Trentemolo assolutamente per caso. Quindi io in realtà non avevo idea di questo fatto storico, non conoscevo niente di Castellazzo di Vollate, non conoscevo nulla di questa vicenda. L'ho incontrata per caso, banalmente, sulla pagina di Wikipedia dedicata agli incidenti sul lavoro, dove era liquidata in due righe, ma questo numero, questo 59, mi aveva subito colpito, perché ovviamente avevo fatto i conti e avevo detto, ma voglio dire, era uno degli incidenti più gravi della storia italiana. E a quel punto cosa succede? Che insomma, se ci si mette un po' in ascolto e quella sprova, tu hai, cioè, provi ad affondarci le mani. Nel mio caso, ovviamente, è stata la seconda circostanza. Io da lì ho cominciato a cercare, a marzo del 2020, eravamo in piena pandemia, in pieno lockdown, per cui molto poco potevo fare se non usare il mio computer e internet. E lì, insomma, piano piano, ho cominciato a mettere insieme i pezzi, a trovare il contesto. Avevo mai parlato fino a 15 anni fa, e piano piano ho capito che quella storia lì la volevo raccontare, che in qualche modo c'entrava con questa immagine, assolutamente.
Quindi c'è stato anche un periodo piuttosto lungo di ricerche, sia di informazioni abbastanza poche, sia anche poi sul posto, magari ti chiederò qualcosa di più da questo punto di vista. E questa storia, però, di cui si sa effettivamente poco, beneficia di un contributo, un casuale contributo incredibile, davvero, perché è precedente al darcelo, è una figura incredibile che si trova presente sul luogo del tutto e ci dà il suo primo contributo. E allora sentiamo la storia di questo personaggio che si trova a Castellazzo di Collate per un'altra ragione. Sì, esatto, è una delle... Mentre raccolgo queste informazioni online, ci sono anche degli americani, perché a Milano c'è la American Red Cross. Una di queste persone, una dei militari americani che presta servizio con la Croce Rossa americana e che va sul posto a Castellazzo di Collate, è Ernest Hemingway, che ha 19 anni. In Italia da poco, lui fu posto, qui piegato come fa di soccorso, e anni dopo, talmente gli era rimasta impressa questa situazione, di per la prima volta corpi femminili dilaniati dalle bombe, non corpi di uomini, no? E un po' fatto questa riflessione, cioè, ok, bello dare donne, lo porta a scrivere un racconto che voi potete leggere, è uno dei racconti nella raccolta dei racconti. Si intitola La storia dei funghi ed è il resoconto del suo arrivo sul luogo di incidente. Lui proprio parla di questi viali, giungeva alla fabbrica e racconta dell'arrivo dell'esplosione di questi corpi smembrati dappertutto. È una storia che viene completamente rimossa in Italia, che ha un testimone d'eccezione che è uno dei più grandi scrittori del Novecento. È un racconto che esce negli Stati Uniti, in Italia arriva tardissimo, perché poi la censura fascista non pubblica Hemingway praticamente fino agli anni 50, cioè, scusatemi, per la censura fascista non esce in Italia per tantissimo tempo, quindi in realtà anche questo racconto in Italia non viene particolarmente ricordato o associato, ecco, a Castellazzo di Collate. Per cui il paradosso esatto è che io ho scoperto questa storia rimanendo sconvolta, no, dal rosso, e però e mi sono anche presa un colpo ovviamente quando ho visto che Hemingway, ho detto ok, però lui l'aveva fatto, cioè ci aveva scritto, insomma. Allora qui facciamo terminare almeno per il momento il fatto di cronaca, entriamo nel tuo romanzo, perché sul finire del libro pubblichi tutto l'elenco delle vittime, che sono appunto quasi tutte donne, metti l'età anche di fianco, come dicevo, sono tutte, quasi tutte ragazzine, molto giovani, ci sono 16 anni, 17 anni, 20 anni, e hai scelto una di queste ragazze che potrebbe essere un pochino la protagonista. Dico potrebbe perché francamente, almeno leggendolo, io faccio un po' fatica a trovare un'unica protagonista, e forse il vero protagonista non è nemmeno una persona. Però sicuramente Emilia Minora, che è il nome di questa ragazza che tu hai scelto come un pochino protagonista di questa vicenda, è sicuramente una ragazza del suo tempo. Dico una ragazza del suo tempo che è evidente, L'albero degli olmi, che tutti avrete presente, anche perché parla di zone di Lallazza, quindi della zona bergamasca, è una realtà di gente molto povera, con bisogni primari, quindi con
di fatto un ritrovarsi di questo mondo anche all'interno, all'interno di questa storia. Emilia è avviata quasi per forza verso un avvenire da contadina, sostanzialmente. Però grazie al suggerimento di un parlo anche in maniera molto pratica nella vita delle persone, dando suggerimenti, dando consigli, prova, visto che è una ragazza comunque con delle capacità, a suggerire ai genitori di investire in questa ragazza, come con un lavoro che in quel momento è un lavoro in fabbrica, ma che evidentemente è pur sempre considerato una piccola emancipazione rispetto al lavoro dei campi. Hai fatto fatica a delle nostre zone, della pianura, dove abiti anche tu, però ti è stato difficile, cioè, collocare questa storia in quell'epoca, in quel contesto? Ma allora, intanto, quando appunto si scrive un libro del genere che appoggia le sue basi su una vicenda storica, si hanno davanti davvero un'infinità di strade ipotetiche percorribili, cioè da dove parti a raccontarlo, racconti quel giorno lì, cosa è successo quel giorno lì, di chi prendi lo sguardo, no? Di chi prenderà la prospettiva. Io più ci pensavo, più ci ragionavo, più tornavo a quell'immagine che dicevo prima, no? Di quest'uomo che prende una barca. E alla fine quest'uomo è diventato il padre di Emilia, proprio perché ho capito che queste ragazze forse dovevano essere raccontate soprattutto attraverso le prospettive di sguardi degli altri e del dopo. A un certo punto, quando c'è Emilia, è chiaro che l'attenzione è molto alta nelle prime ore, nei primi giorni, ma poi, quando passa il tempo, ci sono. Io a un certo punto ho proprio capito che sarebbe stata una storia grave, perché in realtà l'altra è sotto l'incidente del 7 giugno, è anche quello che fa a questo paese, a questa comunità rurale che di Punto in Bianco si trova appunto un polverificio, insomma, ci ha piantato in un territorio che in realtà era ancora fortemente contadino, si trova le famiglie che a un certo punto chiedono alle ragazzine di andarci a lavorare perché si guadagna un po' meglio, perché i campi in quel momento non sono abbastanza per sfamare le famiglie, mancano le braccia maschili, quindi ovviamente si lavora meno. Perché io mi sono proprio resa conto che davvero era in realtà la scintilla per raccontare un mondo molto più complesso, in cui entrava la fatica del lavoro e anche la fatica di un modo di lavorare che stava cambiando, la guerra, che è assente fisicamente perché sta sulle montagne, però in realtà riguarda costantemente tutte le quotidianità di queste persone, e incombe, no? Perché si porta dei figli, i mariti, lascia le persone alla fame, fa lavorare appunto queste ragazze in una fabbrica che comunque produce bombe, cioè, quindi voglio dire, le coinvolge in prima persona. E poi secondo me era interessante anche raccontare di come tutto sommato questo testo di queste donne non fosse stato il grande grido dell'emancipazione, semplicemente un maschile che a un certo punto mangia le donne, venite a fare il lavoro dei maschi, ma nel frattempo continuate a fare quello che avete fatto fino a quel momento lì. Difatti poi quando la fabbrica viene chiusa, ma questo riguarda ovviamente tutto il paese, l'idea qual è di tornare al mondo come era prima, cioè non è che poi da lì, no, ci sia una grande apertura verso il lavoro femminile. Quindi mi sono proprio accorta che c'era l'incidente della centrale, però si portava dietro tantissime altre cose, tantissime altre voci, e quindi ti direi non è stato difficile, perché ho capito che era la strada per raccontarlo, è stato molto complesso, questo sì, perché ovviamente è stato un lavoro di ricerca, ma anche proprio di scrittura e di invenzione. Diciamo un po' meglio questo tuo uomo con la barca. Sì. Tra l'altro siamo a qualche centinaio di metri da uno dei fiumi più importanti d'Italia, quindi è la struttura. Noi siamo abituati a utilizzare la parola stress abbinata ai tempi in cui viviamo, insomma, visioni
agresti, abbiniamo invece serenità, ma forse sono un po' luoghi comuni, perché soprattutto in quegli anni, a fronte di una guerra, a fronte della povertà, degli elementi di cui si parlava, gli stress esistevano. Come? Tant'è che questo tuo uomo decide di prendersi un po' di relax e fa quello che probabilmente ogni trezzese magari ha già fatto o che farà, perché è vicino a un corso d'acqua e quindi noleggia una barca, tra l'altro con una conduzione che non si capisce bene fino a che punto è padroneggiata, e quindi c'è un po' di trattativa col proprietario che giustamente si preoccupa della cosa e si vuole fare una giornata. Conosciamolo meglio questo uomo, perché è il padre, di Emilia, ma ha un carattere veramente che è molto, molto particolare, di una bontà incredibile. Ci sono all'inizio dei riguardi che ha verso la figlia, quasi impensabili per quell'epoca, no? Si alza per spagnarla al lavoro, per tenerla a bene, sostenerla fino a una prima parte, però ciò nonostante ha bisogno di questo suo momento sul fiume. Allora conosciamo meglio questo padre, padre di Emilia. Sì, che va per fiume. Sì, lui... Allora, è stato appunto il primo personaggio a nascere nella mia testa. Lui si chiama Martino e è una persona in realtà relativamente giovane, ma che sembra fin dalle prime pagine molto anziana, perché consumato come tanti e tanti in quel periodo, ovviamente dal lavoro, dalla vita durissima che si fa. Ed è un uomo però un po' atipico rispetto a quelli che sono, no? Gli schemi del tempo. Allora, è un uomo che è riuscito a fare veramente tutto il lavoro che ci si aspetterebbe da lui in campagna, quindi già questo lo emargina un po', no? Da questo immaginario maschile molto stereotipato, molto, molto standard, e poi ha un carattere appunto particolarmente sensibile, buono, è una persona delicata, nonostante venga dalla durezza della campagna e dalla durezza della vita che fa. E rispetto a sua figlia, appunto, a Emilia, è uno di quelli che non è felicissimo di mandarla in fabbrica quando il sacerdote gli consiglia, no, di mandare Emilia in fabbrica. Lui non è tanto dell'idea, ma perché semplicemente gli fa paura il cambiamento, no? C'è l'idea di questa ragazza che non lavori più lì in cascina, ma vada con la sua bicicletta fino al polverificio, eccetera. Quindi è, insomma, è una persona che è un po' straniato, ed è una persona però nel suo tempo, perché non ha grandi strumenti per parlare, no? È un contadino, quindi moltissime volte non comunica, sta in silenzio, sono tutti personaggi che parlano molto poco, ovviamente, e soprattutto però ha più sensibilità di parole a disposizione. Cioè lui tante volte sente delle cose, avverte delle emozioni, eccetera, ma non sa come chiamarle, no? Quindi si torna un po' al discorso che facevamo all'inizio. Però è il primo personaggio che incontriamo, e lo incontriamo tra l'altro in realtà diversi mesi dopo l'incidente, perché le mie prime pagine poi prende veramente il novembre del 18, che non è una data casuale in realtà, è il giorno precedente alla fine ufficiale della Prima Guerra Mondiale. E lui inizia la sua giornata, come dicevi giustamente tu, barattando delle uova con questo suo amico, e si prende questa barca e inizia a navigare per il Seveso. Però lui in realtà la barca non la sa portare, quindi all'inizio è molto, molto incerto. E inizia un viaggio che poi, forse nella sua testa doveva, come hai detto tu, essere soltanto una giornata di, così, di stacco per i suoi pensieri, e poi invece diventa un grandissimo caos, perché incontra sulla sua strada una serie di personaggi, e tutto diventa molto più complicato. Sono cose qua cercate a marzo, cioè mi spiace quasi dover parlare del tuo libro, perché vorrei proprio lasciare ai lettori il piacere di scoprirlo, però adesso, compatibilmente a quello che ti senti, certo, di dire, adesso hai accennato ad esempio a questa giornata che parte in un modo e che poi si caratterizza in tutt'altro, perché il fiume è anche un'occasione di incontro di personaggi diversi, e in particolare ne abbiamo uno che anche lui è un personaggio atipico, perché in fondo
ha una definizione, perché colui che si volta poi lascia il proprio posto per scappare dalla prima linea, noi lo chiamiamo disertore, ed effettivamente parte così, però è un disertore anche qui molto garbato, molto soft. E adesso io lascio a te quanto ti senti di raccontare, perché la figura di Corrado, che è questo disertore che il nostro Martino incontra lungo il fiume, è una figura da un lato surreale, ma dall'altro estremamente romantica. Allora, perché questo romanticismo? Vedi tutto di segreto. Sì, di elementi nascosti. Comunque sì, è un giovanissimo soldato che, come succederà tantissimi in quegli anni, a un certo punto scappa dal fronte, ha un obiettivo, poi si scoprirà perché ce l'ha, cioè lui vuole arrivare a Milano, e quindi sta cercando di arrivarci con i mezzi che trova, che incontra. A un certo punto si imbatte in quest'uomo con la barca, per lui è semplicemente una possibilità di velocizzare il suo viaggio scendendo verso Milano dal Seveso sostanzialmente. Lui è un ragazzo, è esattamente come probabilmente erano tantissimi dei militari italiani durante la prima guerra mondiale, sbattuto a fronte senza sapere di quello che stava accadendo, e semplicemente alla prima occasione, quando diventa concreta la possibilità di provare a lasciarsi quel fronte alle spalle, lui lo fa. Sostanzialmente ci sono per lui delle motivazioni anche molto, sì, da un certo punto di vista romantiche, ingenue anche, ecco, però è perfettamente vittima, ecco, anche lui in realtà, di questo conflitto che davvero è incombente sulla vita di tutte e di tutti. Ma la cosa assurda, mentre scrivevo, poi ci ragionavo, insomma, eccetera, era che quel nessuno di tutte queste persone capiva alcunché di quello che stava accadendo, del perché, cioè c'era un grado di davvero confusione, non si sapeva bene a che punto fosse il conflitto, insomma. Quindi io mi sono veramente immaginata, ecco, due uomini uniti, no, in questo viaggio, ma in realtà un po' in fuga tutte e due dalle conseguenze di questa guerra, per ragioni diverse. Disertore commette comunque un reato, tant'è che la cosa non può passare inosservata per quanto riguarda le forze dell'ordine, e qui entrerà poi in gioco un altro personaggio su cui magari possiamo sorvolare, anche se è un personaggio meraviglioso anche questo, che poi ritroveremo in varie fasi del nostro romanzo. Siamo in un paese nel 1918, quindi in una fase dove comunque l'analfabetizzazione è comunque molto alta, e dove i riferimenti in una piccola comunità sono comunque, anche per esigenze quasi tutti i giorni, le persone che hanno studiato. Noi abbiamo fatto riferimento a un parroco, di un farmacista, che va ben oltre i suoi compiti di negoziante, di farmacista, perché aiuta comunque anche gli abitanti nello svolgimento anche di piccole pratiche, anche proprio di scrittura, giusto per rimanere in tema. Ecco, anche questo farmacista è una figura molto importante all'interno della tua storia, no? Anche perché anche in lui ha inserito un grande aspetto di romanticismo, particolarissimo, devo dire, no? Perché poi ha giocato un po' anche con la macchina del tempo, vari lati, varie possibilità, le soluzioni. Un romanzo che parla di un evento che riguarda donne, però di fatto con molti personaggi maschili. E questa è una cosa che a me è piaciuta molto, tra le altre, perché viene da una scrittrice donna. Allora la domanda, facendo sintesi di tutto ciò, è quanto c'è di uomo in Italia? Cioè quanto la tua parte maschile è venuta fuori qui, siccome è stato vivere con quella della scrittrice, con quella della donna. Allora, sicuramente il capire che raccontare la storia di un paese italiano durante la prima guerra mondiale vuol dire raccontare la storia di chi rimane, di chi non parte. E in realtà chi rimane non sono solo le donne, appunto, lo accennavamo prima, ci sono anche molti uomini. Ci sono uomini anziani, uomini che non possono combattere,
e sono in realtà uomini molto poco raccontati, secondo me, nella letteratura italiana. Cioè, la Prima Guerra Mondiale è stata raccontata tantissimo dal punto di vista di chi combatteva, del fronte, c'è tantissima letteratura. Invece, di quel conflitto, di quei appunto, quelle persone che non vanno a dover sopravvivere qui, è stato raccontato poco. E infatti, man mano che questi uomini comparivano nella mia testa, nella mia storia, intanto sono tutte figure, cioè mi sono accorta che erano in ogni caso figure un po', insomma, che scardinavano un po' magari eventuali stereotipi di genere che ci si poteva aspettare. Il padre di Emilia non è un padre tutto d'un pezzo, è un padre appunto estremamente insicuro, sensibile, eccetera, ma proprio perché in realtà poi non, gli stereotipi non esistono, voglio dire, cioè le persone sono le persone che sono e basta, anche a causa delle cose che vivono e tutto quello che succede nelle loro vite. È uguale anche gli altri, nel senso che la figura di Filippa è più colta della media e quindi in realtà è un buono, perché usa questi strumenti per aiutare gli altri, per facilitare la vita degli altri laddove può, pieno di bottiglie, bocce, eccetera. C'è il prete, c'è appunto il disertore, c'è questo carabiniere, che è quest'altra figura a cui si accennava prima, che si mette a un certo punto a inseguire il disertore, però sono tutti uomini appunto che non sono al fronte, e questa condizione in qualche maniera li ha cambiati, li cambia e li porta a vivere la quotidianità. Poi rispetto al femminile e al maschile, ti dico, in realtà quando si scrive il potere è essere tutto e tutti, no? E è chiaro, poi si lavora sulla verosimiglianza, sulla conoscenza delle cose, sull'esperienza, però l'ideale sarebbe scrivere un romanzo che se tu non sei, sono io potrei essere uomo o donna sostanzialmente, no? Sì, mi piace molto questa risposta, perché non credo che sia semplicissimo, ma credo che uno scrittore in fondo riesca a realizzare anche questa piccola grande magia. Cioè, se ci pensate, l'aspetto fantastico di un libro che di fatto ha sempre un certo finale, una certa narrazione aperta, perché a differenza di un film, di uno sceneggiato, dove la storia ci viene letteralmente imposta, perché i personaggi hanno quel volto, hanno quella voce, i luoghi sono fatti in questo modo, poi toccano meno le nostre sensibilità, ma si pongono noi in maniera oggettiva. Con un libro questo non accade, perché con un libro io riesco a immaginare una fisionomia della tua protagonista ed evidentemente non sarà quella che hai in mente tu, quindi ognuno mette del suo, e quindi in questo modo si realizza veramente una grandissima suggestione. Ultima di copertina, leggo: e perché le guerre, quando finiscono, non finiscono mai per tutti? Ecco, questa frase vorrei collegarla alla prossima domanda, perché un dramma della portata di quello che ci hai raccontato riguarda molte famiglie, ma riguarda non solo chi è stato, chi ha vissuto sulla sua pelle con il dramma, ma anche coloro che in qualche modo l'hanno sfiorato, che sono sopravvissuti. Quindi anche chi è ancora vivo si porta dietro come strascico di dolore, di sofferenza. E c'è un personaggio che si chiama Clementina, cognome Colombo, quindi per dire siamo da queste parti, che vive proprio questo dramma. Clementina è scampata a questa catastrofe, a questo grosso, grave, gravissimo incidente, tuttavia il suo tormento è comunque paritetico. In visita al luogo è molto toccata, molto scioccata. Quindi veramente queste guerre, intendendole nel senso più lato del termine, per qualcuno sono destinate a non finire mai, giusto? Sì, sì, esattamente questo. Cioè, come tutte le volte in cui inizia una guerra, in senso ampio, e quindi si soffre e non si è colpevoli, insomma, di questa sofferenza, quindi è una sofferenza doppia, il giorno in cui arriva la tregua o la pace, anzi, quasi,
purtroppo non è come spegnere un interruttore, e non è che dal giorno dopo tutto andrà meglio, tutto verrà rimarginato, superato, compreso, sintetizzato, eccetera. Non è affatto così. Quello che succede nel 18% di fabbrica è non avere mai l'occasione di costruire un minimo di memoria collettiva che permetta loro di, come dire, portare avanti intanto il ricordo dei morti e delle morte, ma anche di, appunto, aiutare chi è sopravvissuto a elaborare quello che è successo e a custodire, almeno per il paese che comunque dalla fabbrica viene appunto investito in tutto per tutto, una sorta di ricordo collettivo che possa poi aiutare a superare tutto quello che è successo. Non accade, appunto, perché non deve lavorare, la fabbrica viene chiusa, la fabbrica viene smantellata, quindi fisicamente nel 19 non esiste più un luogo nemmeno da vedere, da visitare, che possa permettere a queste persone di costruire della memoria collettiva. Poi chiaramente, ampliando questo discorso, si va anche a parlare della prima guerra mondiale, cioè del fatto che a un certo punto arriva il 4 novembre, si firma l'armistizio, grandi festeggiamenti, grande gioia per le strade, però ci sono centinaia di migliaia di persone che devono tornare a casa, che ci tornano nelle condizioni che sappiamo benissimo. È un periodo, tra l'altro, in cui non si sa ancora nulla dei traumi, anni terrificanti in tempo di pace. Quindi a me interessa anche raccontare questo, cioè non soltanto il tempo della pezzi nei pezzi, ma per quale mai una pace abbastanza pace. Per poter andare avanti. E questo può anche l'equilibrio per mettere fine alle ostilità, poi dopo c'è tutto da ricostruire, e più è ovviamente tavola rasa, più difficile sarà. Quindi arriviamo ai giorni nostri, arriviamo al 2024. Perché solamente per questo romanzo, prima ho fatto una ricerca proprio per quanto riguarda l'argomento infortuni sul lavoro. E io, se posso, volevo portare una piccola esperienza personale, che però mi in cantieri edili, per documentare la realtà di questi cantieri, l'avanzamento di lavori con immagini, video o fotografie. Io percepisco chiaramente una grande diffidenza da chi ci sta lavorando, perché siano tutte riprese autorizzate. Okay? Dal manuale al geometra, all'architetto, all'ingegnere, in base a tutte queste figure io percepisco una grande diffidenza. Questa diffidenza riguarda tanto ci siano dei segreti di progettazione, delle tecniche innovative che si può tenere, non è più. Il timore è che queste immagini, anche senza volerlo, documentino delle inefficienze da un punto di vista della sicurezza. Io ho fatto una riflessione che adesso ti vorrei proporre come, sostanzialmente come provocazione, ma purtroppo ho la sensazione di non essere molto distante dalla verità. Cioè, la mia riflessione è che la sicurezza, di fatto, oggi come oggi, in molte realtà sia praticamente inapplicabile, nel senso che costa talmente tanto e comporta talmente tanti ritardi, perché bisogna tenere conto di procedure che rallentano il lavoro, dove di fatto quei timori che io colgo sono praticamente inevitabili. Quindi in molti contesti siamo sempre di fatto sul filo del rischio altissimo, proprio perché oggi come oggi la sicurezza è quasi inapplicabile. In base alla ricerca che hai fatto tu, qual è la sensazione che tu hai percepito su questo aspetto? Sicuramente questo è un aspetto molto, molto vero, che si inserisce nell'assurda situazione attuale in cui l'Italia è uno dei paesi che ha
in realtà le leggi più rigide in materia di sicurezza sul lavoro, quindi ci sono gli strumenti, però poi c'è un contesto in cui farle rispettare in modo tale appunto che poi il lavoro si possa regolarmente svolgere nei tempi difficile e in cui sostanzialmente mancano poi i controlli che vadano a verificare che queste norme vengano applicate. Per cui ci ritroviamo oggi ad avere la sicurezza del lavoro, ahimè, come tema pressoché quotidiano, ogni tanto occupa più di un giorno perché ovviamente quello che succede è peggiore dal punto di vista del numero di vittime, insomma, dal punto di vista della gravità di quello che accade, però le statistiche sono terribili, cioè ovviamente la disponibilità a volte, però non è cambiato moltissimo in termini proprio di persone che ci muoiono lavorando. È un mix di elementi complicatissimi che però io ho la sensazione in realtà non si voglia davvero sbrogliare, perché forse manca anche una cultura del lavoro da questo punto di vista, no? Cioè tutto sommato va bene così finché non succede qualcosa, per cui va bene così al datore di lavoro, va bene così anche a chi sta lavorando, perché pensa che finirà prima, perché pensa che riuscirà a fare del fare, appunto irreparabile, e torniamo a parlarne. E ovviamente questo è un po' il filo rosso evidente che per me rende la storia di queste persone, insomma di questa fabbrica, in assoluto dialogo col giorno d'oggi, perché per forza c'è qualcosa in cui noi possiamo specchiarci, ritrovarci. All'epoca si andava a lavorare in ciabatte, con ovviamente nessun tipo di norma di sicurezza, la sicurezza non era neanche un tema, ecco. Per cui chiaramente in questo senso le cose sono cambiate, però è anche vero che, di nuovo, lì si voleva produrre, c'erano dei ritmi molto, molto incalzanti, probabilmente è una delle per cui mai meschi lavoravano come questo operai lavorava. Prima di lasciare magari spazio anche alla sala, se ci sono curiosità e domande, visto che tu sei stata peggio l'8 marzo, se non sbaglio, presentazioni a Piabolano, come di fatto è stato accolto il tuo romanzo proprio in quella zona? Perché tu dedichi un'ultima parte che è veramente bellissima, perché noi siamo abituati a, non so voi, io personalmente sì, a vedere le note finali di un libro, però insomma, un po' una rottura di scatole, no? Scrittore mi deve raccontare, mi deve spiegare, ma il romanzo è già finito, e io dico, vabbè, adesso mi spiegherà, farà la ringraziamento. Invece in questo romanzo è stata una piacevolissima scoperta, perché, ne accennavo già a Ilaria, ho trovato un altro romanzo, un secondo romanzo, dove c'è proprio il racconto della tua esperienza sul posto. E quindi, siccome nell'ultima parte si parla della tua esperienza in fase di ricerca, quindi qui ve la lascerei apprezzare, invece qual è l'esperienza di oggi? Come hai percepito queste presentazioni, questi proprio sul posto? Cioè questo ricordo di questo evento, che tracce ha lasciato sul posto? Ma allora, diciamo che a Bollate c'è ormai una forse due anni in realtà di recupero storico. Nel 2010 all'incirca sì, il comune di Bollate poi ci mette il suo, quindi vengono recuperate le fonti, vengono recuperati i documenti, ci sta mettendo insieme tutti i materiali, le testimonianze, i verbali dei carabinieri quando andavano in ospedale, insomma c'è tutto un bacino di materiale che negli anni viene poi diciamo messo a disposizione della collettività, e questo si sente tanto, perché in realtà se Bollate è tantissimo, il giugno del 18 Bollate ogni anno il 7 giugno organizza una
camminata commemorativa che fa arrivare fino a dove oggi non c'è assolutamente nulla. È rimasta soltanto una fabbrica, un sito bellissimo, dove però insomma, cioè voi andate lì e sapete benissimo che cosa c'era, che cosa ci è successo e l'impatto è molto forte. Quindi diciamo che Bollate è in realtà un caso a parte, nel senso che in Italia è forse il posto dove questo è l'8 marzo da ricordare e da commemorare. E insomma questo libro, il lavoro che ho fatto io, è stato accolto molto, molto calorosamente, perché ovviamente per loro è stato un ulteriore pezzettino all'interno di questa grande operazione. Quando abbiamo fatto la presentazione dell'8, è stato bello, molto partecipato, perché ovviamente lì c'erano persone che magari erano nipoti, bisnipoti, eccetera, e qualche filo, no? Si poteva ricostruire. Tutti i cognomi di questo romanzo sono tutti cognomi bollatesi, oltre che di queste zone, per cui insomma per loro è stato davvero vedere, no, un ulteriore, diciamo, passo nel rendere questa storia il più possibile universale, non solo locale. Questo sì. Bene, vediamo allora se c'è qualche domanda per Ilaria, perché io ne avrei infinite, però insomma restiamo sempre in un orario accettabile. Vediamo se avete qualche curiosità, qualche intervento. Domanda a Vimercate che volevo rifarti ora, perché la domanda sarà sempre quella, ma la tua risposta potrebbe cambiare, nel senso che è passato del tempo, di cui hai fatto presentazioni, hai incontrato lettori, e visto che è un tema che parla di donne, è trattato una scrittrice, riguardo quella del lettore, o meglio, se hai notato, e questa potrebbe subire, la tua risposta potrebbe subire aggiornamenti, cioè, i commenti, le reazioni di un lettore, perché qui tocchi tante corde, e quindi come reagisce il lettore e come reagisce la lettrice, cioè non ne hai fatte ancora tantissime, però già più dell'altra volta, e quindi non vuoi so controllare se è cambiata la situazione. Sì, voglio controllare, anche perché seguendoti un pochino sui social ho letto ultimamente anche qualcosa che purtroppo si poteva prevedere, ma che insomma sembra che ha una scrittrice giovane, oltretutto, quasi suscitato il fatto di occuparsi di temi molto importanti come questi, quando invece dovrebbe gli argomenti da trattare. Ma allora, intanto io sto, però questo è un dato statistico anche antecedente, sto incontrando soprattutto lettrici, anzi stasera è una delle presentazioni con più uomini presenti a cui sono stata, devo dire, quindi alzate, a volte zero, quindi sì, però in realtà questo è un dato che non riguarda solo il mio libro, cioè in generale, sono le donne le lettrici forti di questo paese, quindi... ahimè, che figura, ragazzi. Anche queste situazioni poi lo raccontano molto bene, perché si incontrano soprattutto donne. E però ecco, sì, sicuramente questo aspetto è interessante, perché io, pur avendo, cioè io ho 36 anni, non ne ho 20, però pago un po' ancora lo scotto a volte di essere giovane, perché in questo paese sono ancora giovane tecnicamente, e donna, e quindi tante volte mi trovo davanti persone, a volte anche donne, non solo uomini, che magari mi dicono: ma che strano, tu che sei così giovane, sorridente, che scrivi il lavoro, la guerra, 1918, no? Però è in realtà un tipo di osservazione che mi sento dire da 15 anni, cioè nel senso, non ho mai scritto romanzi allegri, quindi forse diciamo il sottotesto è questo: perché scrivi queste cose? Però stavolta
ultimamente si aggiunge il tassello del romanzo storico, che è un po', secondo me, un totem, cioè perché? Perché per scrivere un romanzo storico tu devi aver studiato, aver fatto ricerca. E quindi insomma ricercare. Questa cosa qui me la sono sentita osservare in questi mesi. Cioè, io ho avuto un paio di incontri non particolarmente gradevoli con persone che nemmeno avevano letto il libro, ma che venivano da me a dirmi: però questa cosa. E io poi a freddo mi chiedevo: ma se io avessi avuto 60 anni, se avessi letto il romanzo a sciorinarmi quello che loro io avevo apportato, mi sono detto, forse no. E questo è un tema, e non riguarda solo me, questa è la mia esperienza personale, ma so benissimo che è una questione assolutamente diffusissima, e poi soprattutto di certe tradizioni, ecco, allora ogni tanto ti confronti con queste situazioni. Poi io mi dico che è tutto materiale, cioè nel senso io sto imparando molto anche da queste cose, però diciamo c'è sicuramente un doppio standard in alcuni casi. Poi si parla, grazie a Dio, di casi e non di normalità, però capita questo sì. Senti, oltre ai lettori ci sono anche i presentatori, e quindi questa sera indegnamente è un ruolo che ricopro io, però certo, in vista di una presentazione, di avere come interlocutore l'autore, l'autrice, insomma, è ovvio che il libro lo leggi in maniera molto più attenta, molto più approfondita, ti prendi gli appunti, e tu che vivi tante presentazioni, l'altra volta si parlava di un elemento in fondo curioso, però io trovo assolutamente comprensibile. Allora, lo scrittore, la scrittrice in questo caso, vive il suo romanzo, vive il suo libro come un figlio, e questa non è una metafora, io credo ci sia molto di vero, c'è un'identificazione, però è altresì vero che quando il libro esce, il libro come un figlio ha poi male che tocchi corde differenti. E quindi, soprattutto nei presentatori, io credo che tu noti queste differenze, no? E molto spesso il libro passato. È evidente che in una presentazione bisogna fare sintesi, però da un certo punto di vista ci sono queste indubbie differenze. E allora vorrei farti una domanda aperta, una domanda un po', diciamo, alla Marzullo, che potrebbe suonare: fatti una domanda e datti una risposta. Nel senso che c'è una domanda che Ilaria, presentatrice di se stessa, si farebbe e che invece nelle presentazioni magari non viene fatta. C'è un elemento che a cui tu tieni, che in fondo magari non ti viene, cioè vedi tu qualche piega all'interno del tuo libro che non trovi chiaramente estrapolato in una presentazione e di cui ti piacerebbe parlare. Ma guarda, in realtà ti so rispondere in modo molto dritto, cioè no, perché anzi, tante volte sono io che scopro aspetti ulteriori, nascosti, delle cose che ho scritto io, cioè, so che sembra assurdo, però in realtà quando lavori per anni a un romanzo e sei dalla parte di chi l'ha scritto, finalmente lo lasci andare, come si diceva, te ne dischi a quel tuo libro, te lo restituisco con a volte letture che sono sorprendenti anche per me, per noi, perché ci sono davvero delle pieghe della scrittura, della storia che noi abbiamo messo in conto forse inconsciamente, che saltano fuori soltanto col confronto con i lettori, con le lettrici, e questo è il motivo per cui incontrare lettori e lettrici è così importante ed è così arricchente, perché scopri meglio il libro che hai scritto, cioè, ma è una cosa vera. E quindi io tutte le volte in realtà non risento di domande che non mi vengono fatte, ma anzi sono curiosa del vedere di queste differenti letture, di queste differenti prospettive, perché poi ognuno mette in luce magari
elementi particolari che vanno colpiti, c'era, no? Per cui è successo di me, anche per me, di scoperta di questo libro, che poi è confio, ma perché a un certo punto l'ho preso, è finito, l'hai chiuso, tu non lo vuoi più vedere per un po', cioè io veramente quando ho chiuso le bozze ho detto io non lo voglio più, cioè, leggere per almeno 2 mesi, poi non potevo perché il libro usciva un mese dopo praticamente, però arrivi a odiarlo e ci fai pace solo quando finalmente va nelle mani degli altri, delle altre, e finalmente ha delle letture che non sono più la tua, non è più il tuo sguardo, è quello degli altri, no? Quindi no, non mi mancano, adesso io ti dico così, poi magari a giugno avrò un altro riscontro, però per adesso assolutamente no, anzi, tutte le volte c'è qualcosa in che è abbastanza assurdo. Allora, ultima chiamata per qualche intervento per l'aria, poi magari così qualche spazio, magari per qualche chiacchierata. Sì. Sì. Voglio ringraziare Ilaria perché questa sera sono qui a parlare del libro che si parlava di donne, innanzitutto che lavoro e che hanno perso la vita. Ma come adesso con la tematica dei quindi grazie per la sensibilità che hai apportato in questa storia che di cui io non ho conoscenza. Ma sicuramente sarà una tematica che secondo me cambia proprio anche per una tematica o dei dibattiti che si potrebbero portare avanti. Quindi benvenga anche la giovane età che però fa ricerca e ci permette anche di conoscere la storia. Grazie. Concluderei con una cosa che per la verità sanno in pochi, cioè gli scrittori lo sanno anche i librai, lo sanno gli editori, però una cosa abbastanza curiosa, e qui mi interessa sapere il tuo rapporto con questa cosa. Allora, i tempi di uscita di un libro sono dei tempi importanti, ci sono tante fasi, cioè Ilaria conclude la sua prima stesura, poi ce ne sono altre, poi ci sono revisioni, ci sono i cosiddetti, non so se li chiami anche tu così, lettori beta. Quindi i lettori magari, ok, sì, avrai sicuramente individuato come persone di cui ti interessa un ritorno, delle osservazioni, degli aggiustamenti. Gli editori hanno la figura degli editori, quindi altri scrittori che si interfacciano, magari dando i punti di riflessione, poi la parola resta sempre allo scrittore, però di fatto i tempi poi diventano quelli un editore che magari fa due minuti su riuscita, qualche mese, l'evento, fine anno, piuttosto che. Tutto ciò lo dico perché di fatto quando il libro poi esce, Ilaria è sicuramente con la testa già avanti, ma magari di molti altri mesi. Per cui la domanda spicciola potrebbe essere programmi per il futuro, perché in fondo noi stiamo presentando un libro che, hai detto bene tu un po' probabilmente dalla disperazione, come tutti gli scrittori, hai chiuso evidentemente mesi fa. E siccome lo scrittore, questa è una delle frasi che io amo di più, lo scrittore scrive, adesso Ilaria sta scrivendo, io sono sicuro, cioè se già su un progetto, almeno con la testa, almeno con idee, non so se invece stai decantando. Per cui stiamo parlando di un qualcosa che tu senti già piuttosto lontano, come ci senti? Ma no, allora in realtà da un punto di vista effettivamente di scrittura è abbastanza lontano, perché 2021 la prima, poi in realtà ci sono cose ex novo che ho scritto neanche un anno fa, però è anche vero che poi quando si tratta appunto di riscrivere, che è una fase bellissima ma faticosissima, sei già un po' oltre, no? alla concezione del romanzo e quindi cominci almeno con metà testa a pensare ad altre cose, almeno a me accade così, poi paradossalmente non riesco a metterci al 100% la testa
finché non lascio andare quello che sto finendo. Per cui, per rispondere alla tua domanda, sì, io sono abbastanza in là con la mia testa adesso, finalmente che lui è uscito e non è più solo mio, per cui sì, cioè, sicuramente c'è un po' una contemporaneità, no? Parli di un romanzo, ne stai scrivendo un altro, quindi hai il cervello sempre un po' tarato su due mondi narrativi completamente diversi, però è normale che ci smetti di pensare alla scrittura, no? Hai sempre questi... pistrelli che ti volteggiano nella tua storia. Ilaria in passato è già stata pluripremiata per leggerla, argomenti impegnativi, ma anche su questi argomenti impegnativi c'è sempre una grande cose vengono dall'erciume o dalla bruttezza o dalle tenebre, l'erba e i fiori, per esempio, i figli, la neve, la luna. Grazie Ilaria Rossetti per essere stata con noi. Disponibile per qualche minuto per firmare. Sì,